Io credo che più che temere i negazionismi dell'Olocausto, non dobbiamo temere gli indifferenti, coloro che non si soffermano in un momento come questo a riflettere su quello che è accaduto, non poi tanti anni fa. E quindi l'intento, l'iniziativa mira a questo, a scuotere le coscienze. Non dimentichiamo che quando avvenne, quando cominciò a essere pianificata la Shoah, diciamo, avvenne gradualmente, avvenne in un modo tale che penetrò nelle coscienze del popolo tedesco e anche di quello italiano in modo quasi impercettibile, crebbe un po' alla volta. Ecco, quindi il pericolo che eventi che in questo momento a noi sembrano minimali o segnali striscianti di razzismo o di intolleranza che ad oggi ci sembrano accettabili possono essere sempre i primi semi, i germi di un pericolo, di una malattia grave che può esplodere quando meno ce l'aspettiamo. Ancora intatto l'edificio della sinagoga di rito sefardita. È la sinagoga legata alla presenza degli ebrei sefarditi a Pesaro, che sono gli ebrei di origine spagnola e portoghese. Sapete che la Spagna aveva intrapreso già dalla fine del 300 una serie di persecuzioni nei confronti degli ebrei, che culmina poi con l'editto di espulsione dalla Spagna di ben 200.000 ebrei intorno al 1492 sotto il regno di Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia. Alcuni anni noi lavoriamo su percorsi comunque conoscitivi che permettono ai ragazzi di entrare dentro il significato della giornata della memoria, che non è una giornata solo commemorativa, ma è una giornata che si connota di tutta una serie di significati. È ovvio che i percorsi conoscitivi sono dei percorsi complessi che noi proponiamo alle scuole a partire dall'inizio dell'anno scolastico in un lavoro curricolare e che in qualche modo diventi significativo del contesto storico, politico, sociale dell'Italia degli anni 30 e 40, dell'Europa degli anni 30 e 40, ma voglio dire dell'intero mondo, visto che poi voglio dire, i paesi sono stati coinvolti tutti in una guerra terribile e dentro appunto la storia della Shoah, che non è una storia dentro la guerra, ma è stata una vicenda parallela che ha insomma dei connotati così complessi che vanno decostruiti e sui quali bisogna poi lavorare con alunni, con gli studenti per decodificare comunque una vicenda, quella genocidiale, che è una vicenda estremamente complessa e sulla quale non possiamo lavorare solo nel giorno della memoria. Il giorno della memoria ci serve per aprire i riflettori su una vicenda del passato che non va dimenticata, ma sulla quale bisogna lavorare in maniera sicuramente più complessa. Ci troviamo qui nella chiesa della Maddalena a Pesaro, nella quale è stata allestita una mostra di Charlotte Salomon, un'artista ebrea che nel 1943 perde la vita nel campo di Auschwitz e in questa brevissima vita ha prodotto, da grande artista direi a tutto tondo, perché oltre ad essere una pittrice è comunque una musicista e una donna che ha saputo utilizzare benissimo il
linguaggio scritto, appunto, dell'arte e anche musicale, per costruire un vero e proprio melodramma sulla sua vita. Qui nella Chiesa delle Maddalene abbiamo allestito questa piccola mostra costituita da 42 gouache che rappresentano una piccolissima parte della sua opera, composta invece da 1325 opere che sono attualmente esposte nel Museo Ebraico di Amsterdam. La mostra è una parte di un percorso didattico che abbiamo proposto alle scuole di tutti gli ordini della provincia di Pesaro, a partire appunto dalla partecipazione dei bambini della scuola primaria fino agli studenti delle superiori. Il percorso didattico parte appunto dalla visita della sinagoga come luogo appunto di culto, per poi appunto accedere in questo luogo ad un laboratorio didattico, che è un laboratorio che dà ai bambini ma anche agli adulti delle chiavi interpretative di quest'opera. Lavoriamo infatti sullo smontaggio delle immagini, sia dal punto di vista iconografico ma anche dal punto di vista iconologico, per cui cerchiamo un attimo di abituare i ragazzi, gli alunni, a leggere un po' dietro le righe, quindi a leggere anche il significato simbolico di questa narrazione. Lavoriamo su alcune parole chiave che sono dei concetti, appunto, che poi permetteranno una decostruzione e una interpretazione dell'opera, ovviamente un po' più profonda rispetto all'impatto visivo.